È il primo grande confronto diretto di questo girone di ritorno del campionato di Serie A femminile, il campionato, la Serie A probabilmente più combattuta degli ultimi 10 anni. Buon pomeriggio da parte di Flavio Crisoli, siamo in collegamento dallo Stadio Comunale Due Strade, Bruno Buozzi di Firenze, per seguire la gara valevole per il 14° turno del campionato di Serie A femminile fra la Fiorentina, padrone di casa, e il Brescia, capolista in campionato. Possiamo leggere le 22 protagoniste in campo, e allora cominciamo dalle ospiti con il Brescia 3-4-1-2, in porta come detto Cesar, difesa con Gamma, Dadda e Linari, centrocampo Bonansea, Rosucci, Mele, preferita di Eusebio e Williams, Girelli a sostegno delle due punte, Sabatino e Tarenzi, che tanto bene stanno facendo in questa fase, in questo campionato possiamo dirlo. E sicuramente un'altra sorpresa è proprio Williams sulla sinistra, ma ne parleremo. Fiorentina con il 3-5-2 ormai consueto, Talman in porta, difesa con Motta, Tona e Tortelli, centrocampo Guagni, Vicchiarello, Eck, Orlandi e Rodella, in attacco Patrizia Panico e Patrizia Caccamo. Quindi velocità, tecnica e soprattutto fiuto del gol lì davanti per la Fiorentina. E siamo partiti, il primo pallone di questo Fiorentina-Brescia è delle ospiti con Bonansea sulla destra, subito il pallone per Girelli di prima, Tarenzi all'indietro ancora per Bonansea che è pronto al traversone, eccolo che arriva, il colpo di testa, rete! Incredibile, dopo 15 secondi il vantaggio del Brescia con Girelli! Rivediamo, troppo molle l'opposizione da parte di Orlandi su Bonansea che ha potuto crossare, qui Girelli si è fatto trovare in mezzo fra Tona e Motta, niente da fare per Talman e Girelli di testa è fortissima, rivediamo qui, arriva alle spalle, mancata copertura da parte di una delle altre centrocampiste, Orlandi era uscita a coprire, si fa per dire su Bonansea. Appoggia l'indietro per Williams, poi Rosucci, c'è il contrasto portato da Vicchiarello, Panico, il pallone in mezzo per Caccamo, Caccamo ha il problema di girarsi, ancora per Panico, col sinistro, c'è l'opposizione di Mele, calcio d'angolo per la Fiorentina, un lampo da parte delle avanti delle Viola, il pallone in mezzo per Orlandi, pressing a centrocampo sul portatore di palla, è veramente furioso da parte del Brescia che in questo momento sta vincendo lì la partita, attenzione a Caccamo, la velocità, Dadda riesce nella copertura, il tiro di Caccamo, rete! Il pareggio della Fiorentina, un lampo di Patrizia Caccamo, minuto 12 e siamo già in parità. Rivediamo Rodella, il passaggio sporcato da Bonansea, in agguato Patrizia Caccamo, strettissima la conclusione e colpisce il palo. E si insacca alle spalle di Cesar che forse poteva fare qualcosina in più, però... è arrivato il pareggio della Fiorentina. Ricomincia il Brescia, Dadda per Tarenzi sulla destra, rientra verso il centro, pallone per Sabatino che lo fa passare in mezzo alle gambe di Tona. Sabatino ha cercato di fare qualcosa di straordinario e ha mancato la conclusione in porta. Rivediamo qui la verticale di Tarenzi, qui Sabatino ha fatto passare il pallone in mezzo a Tona che di certo non è l'ultima arrivata. E poi con la punta sull'uscita di Talman ha cercato il primo palo, niente da fare, sarebbe stato uno dei gol più belli di quest'anno. Arriva il traversone di Bonansea, Girelli, la rovesciata, l'intervento di Talman splendido, Sabatino il pallone sul destro, contrato da Motta, che occasione fantastica Cristiana Girelli. Qui rivediamo la rovesciata straordinaria da parte di Girelli, la risposta altrettanto straordinaria di Talman. Bonansea converge, poi offre il pallone a Tarenzi che cerca un controllo molto difficile, riesce poi a crossare, attenzione, Bonansea è sola! Torna in vantaggio il Brescia con Barbara Bonansea, 37°, lasciata colpevolmente da sola nel cuore dell'area di rigore. Rivediamo qui, Tarenzi, su di lei Tortelli, Tona che stringe troppo, poi Eck che guarda l'avversaria, Orlandi arriva troppo tardi. E qui c'è un problema di piazzamento complessivo da parte della Fiorentina, davvero colpevole. Tutta la Fiorentina a coprire la porta di Talman, solo Patrizia Panico rimane spostata verso il tre quarti. Attenzione, qui Mele riesce nel controllo, Mele! La conclusione ribattuta da Eck, poi Rodella spara via, attenzione a Panico. Che va al recupero del pallone, c'è Caccamo, Panico temporeggia troppo, poi offre con un colpo di tacco splendido su Caccamo, Caccamo entra in area, evita Linari, Caccamo col sinistro, pallone al lato. Cattura il pallone,
e può bastare così per il direttore di gara Stefano Campagnolo. Secondo tempo che parte in questo momento. Caccamo, punta d'Adda, attenzione a Caccamo, arriva il cross col sinistro, Cesar manca la presa. Poi per sua fortuna dalle sue parti c'era Linari che ha spazzato via il pallone. Recupera la difesa del Brescia, Girelli trova Sabatino, c'è lo scatto di Williams che è più veloce di Motta che decide di temporeggiare. Williams direttamente in porta, Talman. Il calcio d'angolo ancora con Williams sul secondo palo, mette fuori Guagni, poi Gama si avventa sul pallone, attenzione a Mele, va col destro, segna Mele, 3-1 per il Brescia al minuto 11 della ripresa, trova l'angolino da fuori area, splendida realizzazione. La rivediamo qui, Vicchiarello molle nel portare via dall'area questo pallone, si fa bruciare da Gama, rivediamo anche da qui, davvero disattenta Vicchiarello. Mele stoppa il pallone e scarica con il destro all'angolino dove Talman non può arrivare. Il lancio in profondità nello spazio, molto bene per Guagni che entra in area, Guagni si allunga troppo il pallone, Guagni in mezzo, c'è stato il tentativo di autorete da parte di Dadda. Cesar però, fortunata, si è ritrovata il pallone fra le braccia, era appostata alle sue spalle Patrizia Panico. Rivediamo qui la prima percussione da parte di Guagni, mette bene il pallone in mezzo e qui Dadda alla disperata trova le gambe di Cesar. Vediamo qui dalla camera bassa, mette il pallone in mezzo Guagni, qui Dadda due volte ha cercato la torete, prima col piede e poi col ginocchio. Andrà Williams, il pallone in mezzo, attenzione il colpo di testa Sabatino, 4-1, adesso è un tripudio per il Brescia che dilaga il colpo di testa di Sabatino, ancora un calcio piazzato però a fare la differenza. Il cross morbido da parte di Williams e qui Sabatino ha potuto staccare da sola, ma alle sue spalle c'era Tarenzi ugualmente da sola. Qui Tortelli e Tona incredibilmente si sono lasciate scappare le avversarie e finisce qui, finisce in trionfo per il Brescia che vince 4-1 sul campo della Fiorentina. Andiamo subito a Portogallo. Sauro Fattori, mister, era una partita che comunque poteva finire in tutti i modi. Sì, ma loro sono stati molto più bravi di noi. Dobbiamo trovare un po' d'umiltà, non di pressione, perché qualcosa che non va sotto certi aspetti. Probabilmente abbiamo sentito un po' il peso. Loro hanno dimostrato di essere una grande squadra, come io ho sempre detto. Mister Milena Bertolini, una vittoria che vale tantissimo visto la sconfitta del Verona per 4-1 contro il Tavagnacco. Ah, non lo sapevo. Vale tanto perché abbiamo vinto contro una diretta avversaria e quando prendi 3 punti in una diretta avversaria è importante perché insomma da qui alla fine ogni punto che tu riesci a guadagnare è importante. E quindi poi se mi dai anche questa bella notizia, bene, ma però è un campionato ancora molto equilibrato perché io penso che siamo sempre queste 3 o 4 squadre che possono giocarsi i primi 2 posti. Noi oggi siamo contente perché credo che meritatamente abbiamo portato a casa la vittoria. Al di là del risultato che è stato un bel risultato, ma che è stato un risultato che è derivato da una prestazione ottima della mia squadra, credo. Qual è stata l'arma in più, il segreto di questo Brescia? Ma non lo so, devo dire che le ragazze hanno approcciato benissimo la partita, erano molto motivate, determinate e oggi credo che l'arma in più sia stato il giocare in modo semplice, giocare di squadra e aiutarsi una con l'altra, che poi insomma penso che queste siano le armi vincenti per poter riuscire a fare bene nello sport e in questo caso per noi sperando di arrivare alla fine e di essere nei primi 2 posti.